Bella a tutti i lupacchiotti, bella 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 bella, finalmente è uscito l'aggiornamento di Truck Logistics. Andiamo a provare subito i nuovi camion, come potete vedere questo nuovissimo Scania 760 4x2 90-5 uguale 6,4. Possiamo notare questa nuova città, è uscita l'espansione ragazzi, è uscita finalmente la mappa Italia che in tanti hanno chiesto, finalmente Simula Game ci ha accontentato dandoci la possibilità di provare questo, insomma, questa mappa Italia. Come potete vedere qua siamo, per chi non è della provincia di Milano, comunque qua siamo zona Corsico, uscita CAM, quindi siamo nella TNT ufficiale per, diciamo, motivi di copyright, di diritti, non hanno potuto scrivere TNT Traco. Adesso ci dirigiamo verso l'IKEA. Minchia l'IKEA, minchia l'IKEA spacca, zia. Andiamo a caricare la prima mobilia. Magari se poi ci avanza della convenienza. Finalmente ragazzi, l'abbiamo chiesto in tanti. Alla fine ci hanno esaudito tutti i nostri desideri, come potete vedere i nuovi veicoli, che non vi voglio spoilerare niente, voglio che ve li vediate, no? Ve li godiate nella vostra intimità per goderveli al massimo, non vi voglio rovinare la sorpresa. Il clima dinamico, infatti come avete visto c'è stata l'eclissi, no? Quella cosa dell'eclissi qualche giorno fa, e anche qui è appena successo. Adesso andiamo qua a caricare da Norauto, prendiamo subito un bilico di ricambi 8 km, facci Lucazzo, un bilico di ricambi BMW, Volkswagen, Mercedes. Salto il caricamento per non far vedere i brand, perché non so se posso, insomma, senza le autorizzazioni dovute, non so se posso far vedere i brand, non voglio far demonetizzare il video. Comunque dicevo, mappa Italia, stiamo partendo dalla Lombardia, questo nuovo Scania ibrido. Abbiamo, piuttosto che, invece che passare da IKEA, mi sono fermato diciamo, alla prima azienda, e dobbiamo portare dei pezzi di ricambio a Norauto, Corsico, provincia di Milano. 20081, questa è la classica sbarra di Norauto italiana, si vede che è una sbarra italiana, sbarra ho detto, lui, i rimorchi finalmente si possono brandizzare, potete scrivere il nome su tutti i rimorchi, però online non li potete vedere, quindi quando giocherete in singolo potrete vedere la vostra livrea. Io qua ho scritto Lupo del Tubo Simulazioni YouTube Live, però durante lo streaming non si vede. Le colorazioni sono soltanto diciamo, per le partite in singolo. Adesso giriamo per Viale Industria e ci dirigiamo verso Norauto, Corsico, provincia di Milano. Perché c'erano gocce bianche, per quello probabilmente nella scritta hai messo anche delle gocce bianche. Prova senza gocce, perché quando metti le gocce bianche se le beve tutte. Comunque adesso siamo partiti dalla Val d'Intelvi, quindi scusate, Val d'Intelvi a nord di Como. Quindi passiamo prima di tutto per San Fedele, famosa per i suoi tornanti, infatti questa scena, cioè questo pezzo qua è veramente uguale alla zona di San Fedele, Val d'Intelvi. Io e The Crew, domani dovrebbe uscire la mappa Gerusalemme in The Crew. Comunque niente, facciamo i soliti tornanti qua, ecco qui hanno messo una
una fattoria, ma qui c'è un locale nella realtà che si chiama Time, è un pub, apre soltanto la sera, sempre zona Val d'Intelvi. Qui facciamo la rotondina, per motivi tecnici non hanno potuto mettere la fontana che c'era in quella rotonda, una sorta di pozzo. No, no, è appena uscito, adesso questo qui stiamo provando un nuovo aggiornamento. Italia. Ciao Antonio, ciao Mauro, ciao Max. Aspettiamo anche Gianluca per vedere questo aggiornamento. Le nuove strade sono spettacolari, soprattutto questo ponte, queste texture incredibili. Come potete vedere adesso siamo in estate, no? E nel gioco c'è l'estate, quindi le piante. Cioè, siamo in estate, siamo in primavera, quindi le piante stanno iniziando a fiorire, a fare le foglie e i primi fiori. Invece d'inverno trovate la marmotta che confeziona la cioccolata. Adesso, come avete visto, hanno aggiunto anche i pedoni, ci sono anche i motorini, ci sono i trattori che in mezzo alla strada che bloccano un po' il traffico. Hanno migliorato tantissimo l'intelligenza artificiale. Tant'è vero che se suonate il clacson scendono col crick e vi inseguono e voi dovete scappare, o se no come in GTA viene fuori Wasted e vi ammazzano praticamente a colpi di crick dietro la testa. Ma forte forte ve li danno, quindi occhio a suonare il clacson. Adesso ci mettiamo sulla Como Milano. Sì, qua stiamo andando dalla Como Milano. A sinistra, se lì giravamo a sinistra andavamo, tiravamo verso Lecco. Ti dicono Lout, Leitz, Lout, Latrin, Lout. E ti inseguono. Dipende in base alla provincia dove stai, dove hai iniziato a giocare. Cambia anche il dialetto perché nell'aggiornamento c'era anche questo. Adesso vediamo se ci si può anche fermare negli autogrill per prendere provviste, perché come in On the Road il nostro personaggio si stancherà, ma oltre a farlo dormire bisogna anche nutrirlo. Quindi ci sono i Twix, i vibratori, c'è un po' di tutto. Per fare in modo che la salute del nostro autista, diciamo, sia sempre in forze. Vecchio, ah sì, come dicono in Veneto, come dicono in Veneto, dicono a bacchia banetta di sticche to soro sto camion di meida. In Veneto dicono sempre uè vecchio a sticche to soro. Comunque il nuovo Scania veramente ha un sound, ragazzi, hanno fatto veramente un lavoro. Cioè, proprio da appassionati per appassionati, super appassionati. Sì, ragazzi, non è che vi posso far vedere tutto, cioè non abbiamo tutto sto tempo che posso farvi vedere Mercedes, il Iveco, il DAF. Io intanto sono partito, siccome sapete che mi piace lo Scania, ho detto faccio vedere prima il nuovo modello di Scania. Ecco, siamo quasi arrivati perché questo qua è il ponte del Ticino, siamo passati per Bereguardo, il ponte delle Barche, lì non potevano fare il ponte che si abbassa in base al livello dell'acqua, quindi hanno fatto un ponte più lungo. Comunque questa è zona Bereguardo, infatti è uguale, cioè se qualcuno è passato a Bereguardo, a parte la struttura del ponte che è un po' diversa, ma proprio sembra veramente di stare lì, sento l'odore di, vedete, lo stagno, lo stretto di Messina. Anche il suono dell'autovelox cambiato per dare più simulazione alla simulation. Adesso non sto a farvi vedere tutto perché anche la tratta è di 8 km, se no non finisce più, però potete anche scendere e gonfiare le ruote con la bocca. Oh,
Se il vostro personaggio è stanco per i motivi che ho detto prima, che non l'avete fatto mangiare e dormire, potete chiedere a una lavoratrice di usare la bocca per gonfiare le gomme. A destra vediamo l'IKEA, quindi siamo usciti da tangenziale ovest, quindi uscita Trezzano. L'aggiornamento Italia, questo qua, cioè veramente fatto da Dio, ovviamente è molto ristretta la mappa di gioco, cioè non può essere in scala 1 a 1. Però vi assicuro che l'uscita Trezzano è identica. Vedete che i fili d'erba che compaiono perché è primavera, quindi sta uscendo l'erba. Sì. Bravo, Dome, meno male che, ecco, se noti qualcosa che mi scappa, mi sfugge, scrivilo pure. Ecco qua, stiamo entrando a Corsico. Tra l'altro mio zio ed è una realtà, è stato sindaco di Corsico per un periodo. Pulite bene gli specchietti per vedere la vernice cromata che è uscita, stupenda. Ok, qua siamo appena entrati a Corsico. Come potete vedere, i modelli delle auto del traffico sono diversi, sono tutti i nomi originali, c'è la Matiz, la 500. Cioè, se voi scendete poi vi faccio vedere un altro live. Ci sono proprio tutti i nomi esatti. Ciao Gianlu. Ed eccoci qua. Siamo arrivati da Norauto, grazie a questo aggiornamento Italia. Visto, adesso il parcheggio deve essere perfetto, se no ti fanno scaricare. Il buon Mauro mi raggiunge. Adesso spero che arrivi l'invito. Spero che ti arrivi. Ci facciamo 4 km. Quindi, se non sbaglio, la missione che ho selezionato ci porta dove sono i palazzoni BNL e Lorenteggio, quindi palazzoni di vetro. In caso se ci perdiamo perché io vado troppo forte, poi la mappa è molto realistica, quindi se tu conosci la strada per i palazzoni di vetro BNL, riesci a orientarti anche da solo senza che mi segui, insomma. Questo aggiornamento è veramente fighissimo, cazzo. Mi so, veramente, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo veramente. Quindi zona palazzoni, perché c'è un cantiere in corso da circa 4 anni. E il gioco, giustamente, tramite Google Bing ha riprodotto esattamente le location. Quindi è impossibile perdersi. Se siete della zona Milano Sud. Al Pirellone ci andiamo più tardi, entriamo in città. Sì, bravo Do, mi ha fatto un'osservazione giusta, anche perché qua dopo circa 15 multe arriva l'auto ufficiale dei carabinieri, vi intima di accostare con i lampeggianti. Se non lo fate o non lo facete, tipo ogni 150 metri, 200 metri, una volante, la polizia butterà la striscia di chiodi per cercare di fermarvi. Però fermatevi, perché se vi fermano che avete più di 15 multe, vi aspirano tutti i soldi del conto. Poi dovrà uscire l'espansione Beccaria San Vittore, dove dovete evadere, rubare il camion sotto sequestro e tornare al lavoro. Però potrete lavorare solo con i Narcos, ma questo è un DLC che fa parte della roadmap che uscirà più avanti, che è Truck Simulator Narcos. Però uscirà molto più avanti questo. Quindi se vi arrestano, vi asciugano il conto, il gioco è in game over finché non esce il DLC Narcos, dove dovete, insomma, scappare. Sì. Adesso vediamo, magari incontriamo qualche pattuglia, perché il gioco adesso è completamente doppiato in italiano. Sì, infatti si chiama DLC Plata o Plomo. Sì. Anche l'acqua adesso non ho tempo di fare tutto, però se voi col Monster Truck vi buttate in acqua, sotto vedete le carpe e i tonni che si accoppiano, ma di brutto, eh. Cioè proprio io prima della live mi sono spoilerato qualcosa, ho visto carpe e tonni che si inculavano da paura.
E non sapevo che la carpa aveva il culo. Comunque, qui vediamo tutti i murales della zona che costeggiano la tangenziale ovest, una figata pazzesca. C'è il mitico Dumbo che ha attaccato mezza Milano praticamente. Comunque adesso andiamo, prendiamo l'autostrada perché coi mezzi non possiamo passare per all'orienteggio, quindi. Ciao Andri, grande, benvenuti. Ecco qua adesso non è che potevano mettere, però quella lì sarebbe il ristorante, quello che gira sui navigli, no? È questo qua, il ristorante sulla barca. Ci fecero anche un videoclip, le vibrazioni, con Vieni da me. Occhio, perché se prendi più di 15 multe, poi devi aspettare l'espulsione Pablo Escobar per uscire di galera. Attento, Mauro. Il gioco è nel titolo. Guarda il titolo della live, è proprio il gioco esatto. Esatto. Ciao Francesco Lamberti. Sì, penso che sia identico. Non c'è una patch next gen. Penso che sia identico anche su PS4. Zona capire subito dove si trova. Infatti adesso io sto facendo un po' così da cicerone, magari quelli che non sono prettamente del nord, o ci sono venuti poche volte, comunque. Direzione Palazzi BNL, Milano Lorenteggio, è proprio lì dove c'è il McDonald's, alla rotonda. Che adesso se non sbaglio hanno aperto un Wild West. Black Lion, il leone nero in the house, baby. Ragazzi, la lobby è aperta, se volete entrare a godervi questa espansione Italia. Ciao Francesco, no, per la sensibilità ho glitchato il volante perché sennò era durissimo. Se tu su YouTube scrivi sbloccare il force feedback lupo del tubo, ti esce il mio tutorial come sbloccare il force feedback su tutti i giochi. Quindi cerca sbloccare il force feedback lupo del tubo, queste parole. Queste parole esatte, ti esce il mio video. Ti sei preso 120 multe, occhio perché se arriva la volante, e dovrebbe arrivare a momenti, ti mettono in prigione, ti azzerano il conto e devi evadere col DLC Narcos. Eh sì. Ma sì, diciamo come diceva Francesco, sì, la grafica, guarda, sì, non sarà mai come PC, sono d'accordissimo, però non è male. Cioè si difende bene. A me è una delle cose più belle l'autista come si muove con sul sedile ammortizzato. Frate fa bravo, posa pistola, pagliaccio, si spara, salva nessuna morte, pagliaccio. Dai, no, la sassanza.
Expedition è il top dei giochi che è uscito, dei giochi di guida, secondo me è uscito da 3 anni a sta parte. Allora, la marcia in più che ha questo gioco è che si può giocare in 24 camion, giocare tutti insieme e consegnare. In singolo mi dispiace, mi scusa Simona Game che mi ha mandato il gioco gratis, ma non posso non dire che in singolo questo gioco non ha motivo di esistere. In multiplayer, quando siamo in 24 camion, tutti incolonnati a fare il convoglio, il convoglio di consegna, diciamo che spacca veramente in due qualsiasi altra cosa abbiate visto. Infatti le prime live su Tracker Logistica eravamo tra i 18 e i 21 giocatori tutte le sere, era qualcosa di spettacolare, ovviamente per le strade di Milano. Sì, regge anche bene. Francesco no, Ferbas. Però Ferbas, diciamo, saprai già, no? Che guidi 2 ore in una direzione, 2 ore in un'altra direzione. Qua è molto più dinamico, ci sono diversi carichi, puoi anche caricare manualmente per guidare la macchina, il fiorino. Se siamo tanti con i camion uno si può mettere davanti col camion da convoglio e farci strada, quei lampeggianti, insomma. Ha un sacco di potenziale questo gioco, ma è stato abbandonato. Sì, infatti è un gioco da 1 giga. È un gioco che occupa 1 giga di memoria, non servono chissà quante prestazioni. Adesso se il Dome ci fa piacere di entrare. Ah, oggi sono andato avanti a Rise of Ronin, mappa Italia. Non ho registrato un pezzo, cioè ho giocato per fatti miei perché c'era un super spoiler. Bella Simo, suoniamo tutti per Simo. E poi diciamo che qua abbiamo il cambio manuale a 6 posizioni, quindi né su Farming, né su Fairbus, né su On the Road, né dove volete c'è cambio d'H funzionante. Le multe le prendi gli autovelox se rispondendo prima se superi il limite che c'è nei cartelli. Ragazzi, ha qualcuno che entra con l'auto da convoglio? Dopo questa missione ci trasferiamo in cava, eh? Simo, manchi solo te hai scorse e Dome e Max Apache scuro va che ti ho letto, è che mi ero perso a illustrare la mappa Italia. Chi è che è entrato adesso? Mauro? Sì, assolutamente. A me scade stasera tra mezzanotte e la una, quindi ho detto faccio una partita. Ha entrato Giallo, manca Gianluca Morganti, manca Skull, manca Generale Andreus, manca Domenico Modugno, Gianluca Grignani, Iscorse, Akira, Enrico TV.
Io sogno Rotaku per 5, mi dicono che non uscirà mai perché. Che poi ti aspetta che mi dice. No, non uscirà mai perché un gioco da console lo possono portare su PC, un gioco da PC non lo possono portare su console perché andrebbe riscritto da zero il codice e non si può fare, costa di più una trasposizione che le copie che venderebbero. Ah, stai scaricando Farming, allora c'è una mappa su Farming, si chiama Evergreen, hanno messo una miniera di estrazione carbone col trivellone che gira con la lama gigante tipo un palazzo. Hanno messo l'estrazione dei blocchi di marmo. Escono, ci sono tutti i blocchi di marmo da tirare giù. Cosa hanno messo ancora? È uno schema con tre miniere e ognuna poi. Una forse c'ha la ghiaia, una c'ha i blocchi di marmo e l'altra c'ha il carbone, ma cose dell'altro mondo. Sto allestendo un gameplay su quella mappa perché la voglio portare. Quindi fare una zona di carico è una zona di vendita abbastanza facile. Con ovviamente i dumper e tutte le pale gommate. Non so se riuscirò, ci mette 30 secondi. Ah, aspetta, devo mettermi. Mauro, aspetta, vai un po' indietro se puoi, per favore. Su Farming bello. Ok. No, ma noi Farming non lo giochiamo nella semina. Io ho creato delle mappe dove portiamo in giro terra, la carichiamo, la andiamo a vendere. La lavoriamo in calcestruzzo e la vendiamo, ma non seminiamo un cavolo. Sono tutte le cave fatte da me. A parte l'ultima che è uscita che si chiama Evergreen, che proprio hanno copiato. Vabbè, lasciamo perdere. C'è dietro tutta una storia che non vi sto neanche a spiegare, ve la spiegherà Kira prima o poi. Che vi posso anche spiegare brevemente. Le mie mappe sono state fatte vedere a Sony e lo studio di Farming per creare un DLC sulle miniere, basato sulle miniere. Non mi hanno coinvolto, hanno soltanto fregato le idee e hanno fatto uscire a distanza di diversi mesi una mappa fatta dai modder piuttosto che coinvolgermi magari. Adesso ti lascio il link, mi faccio sto salto. Quando volete, adesso ti lascio il link per sbloccare il force feedback su tutti i giochi, su On The Road. Sì. Adesso io ve l'ho fatta a breve. Intanto non avrei chiesto un euro, era soltanto per avere la collaborazione, non me ne frega un cazzo di prendere 2 euro. Allora, intanto lascio il link, ci posizioniamo. Mauro, sei andato un attimo in pause. Io cambio mezzo. Vedete, Mustang, camion, col rimorchio, potete fare quello che volete. Prendiamo il camion con i sassi. Adesso mi trasferisco in cava, intanto lascio il link. Allora, mi ricordo una sega. Andiamo in cava. Mi ha messo fuori, mamma mia, che sta roba qua devono sistemare. Eccolo qua.
Sono anni che porto, sono veramente anni, ho 740 ore di editing su Farming Simulator 22, 742 ore di editing, conosco quel gioco meglio di mia madre. Intanto ti ho lasciato il link se ti vuoi sistemare il volante. Lasciami ovviamente se puoi un bel like sotto e un commento. Allora, DLC di Ferbus, io ho preso la mappa Danimarca a 11 euro, ma proprio perché erano 11 euro, Lion. Proprio perché erano 11 euro. 24 euro 7 pullman, no, tu con 24 euro ti compri sto gioco. Piace, Simo? Scania, andiamo a caricare terrame. Sì, è uscito anche Silver Run Forest, praticamente un DLC con una mappa tutta per tagliare gli alberi. Ci sono anche le sequoie e ci sono il Volvo, hanno aggiunto i Volvo ufficiali. E tra l'altro quell'espansione me l'ha regalata tramite donazione Mattia, ti ricordi Mattia? Sventura Vagante. Sì, ma c'hai di quei macchinari che con la pinza pigliano 5 trocchi per volta e li buttano in aria come fossero piume. La mappa di Silver Run nei boschi è una ficata assurda. Una ficata mondiale. Però chi non ha DLC non può giocare con me, deve avere il DLC. In più hanno aggiunto un DLC Kubota dove si può salire in quattro sullo stesso camion o sulla stessa macchina, quindi ci può essere uno addetto a portare tutti i ragazzi al loro posto di lavoro e poi li va a riprendere quando suona la sirena. Comunque ci torniamo su Farming perché c'è un po' di roba da vedere nuova. Adesso Lion recupero anche i tuoi messaggi, eh. La cava di estrazione mi pare si chiami Evergreen. È una delle ultime, è uscita una settimana fa. Sì, vieni in cava. Ora oh, grande generale Andreus è entrato. Bella lì, bella, bella. Ragazzi, anche la Silver, perfetto. La Silver c'è la miniera che continua a estrarre minerali, li devi trasformare in oro. Non ti spoilerò niente, è qualcosa di. Se sembra un altro gioco praticamente, non c'entra niente con Farming Simulator, l'espansione Silver Run Forest. Allora, adesso mi recupero i messaggi. Ragazzi, ci mettiamo belli vicini per una fotocopertina, per piacere. Proprio affiancati da Dio. Tutti sui fari. Quattro frecce. No, sono preso bene. Ho aspettato un po' a rimettere su track perché noi ci giochiamo dal giorno 1 3 ore al giorno, tutti i giorni e abbiamo staccato 2-3 settimane. Sì, è un altro pianeta su Xbox e PS5. Ci sono anche riflessi lampeggianti sui muri, sullo scenario, sugli altri veicoli. Su old gen non c'è sta roba. Allora, Blackline, il problema è che mi sono stufato di usare Neoplan e l'altro della MAN. Infatti, se sì, io ho comprato i VDL. Sì, no, allora vabbè, un DLC compratelo, Lion. Mi sarei stufato anch'io. Infatti, ho comprato VDL Scania e uso solo quei due a vita. Tra l'altro hanno dei suoni pazzeschi e hanno delle funzioni in più, tipo delle telecamere quando apri le porte, quando accendi le luci interne.
Oh, Morgoth di Astragoth. Morgoth dalle terre di Heimdall. Tutto bene, Morgoth, benvenuto. Salto caricamento, non me lo farò mai. Ah, grande. Allora, su Expedition, Morgo, stiamo aspettando il multiplayer. Una volta che esce il multiplayer, le live le spostiamo anche di là. Le spostiamo anche di là. Perché il multiplayer su quel gioco serve. Serve come letame nei campi. Se prendi Tracche Logistiche e ti unisci, mi fa piacere. Grande Morgoth. Guarda, mi sono fatto di quelle missioni da 3 ore l'una. Anche più volte la stessa perché arrivavo all'obiettivo senza carburante. E allora ho dovuto pianificare bene la spedizione, il carburante, lasciare dei veicoli in giro per rifornirmi. Ma è stata bello, perché quando completi una missione ti dà proprio una soddisfazione immensa. Però devi avere più tempo del Papa. È Vito Saracino nella house. E quando c'è Vito Saracino, ti ammazzano il bambino. Vito Saracino. Mudrunner. Infatti Expedition, io l'ho sempre detto dal giorno 1, Vito Saracino ti spacca il lavandino. Expedition ha lo stesso gameplay di Mudrunner. È spietato, è spietato. Ma è bello perché è una grafica che è fotorealistica, cioè la mod Scania che ho portato 2 settimane fa. Mamma mia, una cosa impressionante. E anch'io, Morgan, mi sono preso la GT1 vendendo un po' di auto. Anch'io avrei voluto la fisica Black. Questo qua me l'ha mandato Simula Game una settimana prima dell'uscita. E allora, però ogni tanto quando vado in negozio c'è lì la mia copia perché il mio amico me l'ha tenuta via perché pensava che lo comprassi, invece me l'hanno mandato. Prima o poi me la compro. Ragazzi, per chi non è ancora iscritto, il ritrovo dei lupi su Facebook, il ritrovo dei lupi su Facebook. Mettiamo foto di nuovi acquisti, di postazioni, modifiche ai volanti, nuove uscite, quello che ci piace a noi mettiamo, tutti possono pubblicare. Ragazzi, io mi accosto, faccio passare tutti, faccio una bella carovana, qualcosa di epico. Ma da dozzo vuol fare tutto lui. Non ha capito che lì ci vuole la sacra pazienza della goma nel fango. C'è qualcuno fermo. Ma sia Fairbus che Tracker Logistics, la versione fisica è uscita dopo 2 mesi. Tracker Logistics è uscita dopo 2 mesi dall'uscita digitale. Invece Fairbus lo trovavi solo se l'avevi prenotato. È diventato disponibile dopo un paio di mesi anche lui. E appunto dovevi prenotarlo. Invece Tracker Logistics non c'era proprio la copia fisica, è stata fatta successivamente. Eh sì, lo so come fa da Dozzo. Sì, adesso il mercato ha preso questa piega. Che quando compri il nuovo, tu compri una copia nuova da GameStop, i soldi vanno anche allo sviluppatore.
quando quel gioco torna in negozio, tutte le 150 volte che viene venduto usato, i soldi li becca soltanto il rivenditore. Quindi vanno una volta allo sviluppatore e all'infinito al rivenditore. E questo ha impoverito molto gli sviluppatori, eh? Le produzioni sono sempre più a low cost. Quindi quando è stata l'idea geniale? Fanno uscire la digitale per tutti i giochi e dopo, che può essere una settimana o un mese, uscirà la fisica. Il mercato ha preso questo andazzo e infatti per quest'anno ci sono in uscita, ci sono voluti un paio d'anni per fare questa roba qua. Quest'anno finalmente sono un bel po' di titoli in pentola, secondo me perché c'è più potere di investimento o comunque meno margine di rischio. Male che vada, vanno a pari. Ma col metodo della copia fisica sono andati sotto. Sì, anch'io sono, anche, nonostante sia un collezionista, ho pigne e pigne di plastica. Però preferisco una copia in meno e un gioco migliore. Che 10 copie di giochi mediocri. Questo qui è il quarto mese del primo quadrimestre, siamo alla fine del primo quadrimestre, nel quale Simola Game aveva promesso i primi DLC gratuiti per Track e Logistic e non sono ancora usciti. Concordo. No, Motorfest, guarda, se lo giochi col volante ti sballi, per quanto mi riguarda, ragazzi. Sulla copia digitale dovrebbe costare meno, sì. Lì siamo al limite della truffa, perché cosa hanno fatto? Per rientrare, come un negozio che va male, no? Invece di fare più promozioni, alza i prezzi della roba che ha e ne vende meno. La scelta di non abbassare il prezzo del digitale, perché in effetti non c'è uno sviluppo fisico. Devono produrre niente se non pubblicare il codice di gioco. Secondo me questa tecnica è iniziale per rientrare, per tornare a pari. Poi secondo me scenderanno di prezzo i digitali. Ne stavamo parlando ieri del PC per giocare TS. Alla fine è come se tu paghi Eurotruck a 1500 euro, cazzo, ma li vale? Io con 1500 euro mi faccio un hoplite, una seduta in tubolari da 700 euro e con gli altri 700 mi prendo un direct drive. Io, perché ho la testa di cazzo. Poi invece chi è intelligente li investe in un qualcosa che è definitivo e dove ha più scelta di giochi. Ognuno spende i soldi come cazzo gli pare. Io però mi farei la prima cosa una postazione più rigida. Con un tubolare o in profilati posso aggiungere schermi, button box, tablet, cellulare, tutto attivo. Fammi una postazione che sembra un'astronave. Ho saputo che hanno rimosso dagli store The Crew 1. È stato rimosso da tutti gli store e cancellato, non ci potete più giocare. No, allora Motorfest mi è piaciuto, mi arrapa, è che non mi piace tanto, a Simo sì, non mi piace tanto usare le barche, gli aerei e le moto. Però quando, cioè io arrivo alle macchine, mi fermo alle macchine, il gioco mi piace, superato le macchine non mi piace più. Però c'è una bella mappa delle Hawaii, è riprodotta bene, effetti di luce, effetti particellari. Oggetti a schermo, insomma. Esatto, tu ti metti il muso la scocca dell'F14 in casa. Ma guarda, triplo monitor, che a destra c'è il finestrino di destra, a sinistra l'altro finestrino, davanti il parabrezza e sei dentro al camion.
Beh, io ho una playsit che ho rinforzato con i nastri da trasloco, quelli a crick. Quindi l'apro, tiro i nastri, si tende tutta la postazione finché si spezzerà sulle ginocchia. E adesso è inchiodata, ma ci ho dovuto fare un po' di modifiche. Non lo so, io ho un 55. Ma con giochi tipo questo un pochino sgrana, eh. Io credo comunque ci ho giocato qualche sera fa, ho fatto la diretta per gli abbonati, no? Mi sono messo a driftare in giro per la città, mi sono veramente sciallato, ero sudato, avevo pure il culo sudato da come mi ero eccitato. Sono messo il pannolone. Sì, infatti il PC che ho provato qua, che è per girare tutto a ultra con Eurotrack, che poi non ci vuole tanto la versione senza mod, si vedeva di merda sul 55. Ci vuole per forza un monitor. È molto più piccolo. O se no, per farlo girare su 55 bene, ci vuole altro che 1500 euro. Perfettamente ragione. È che devo fare scendere la cacca. Cos'è che è rimasto su ancora? Ancora uno. Cambio camion, prendo un bel indistruttibile, inseparabile, impenetrabile. Anzi, ma sì, dai. No, piglio il Volvo, che c'ha la telecamera dietro bella grossa. Siamo? Io. Ah, vai, scorse. Io sto per caricare la bisarca, eh. Guardate se riuscite a raggiungermi. Sono a puntino blu e verde a fianco a voi. Ciao, lui. Grazie per la compagnia, bello. Grazie per i 100. E il cambio è andato. Chi è che manca? Manca Mauro. Ok, allora siamo io e Pecora e mancava generale Andreus, che non so che fine ha fatto. Allora, bisarconi, ci facciamo 4 km. Poi la cosa bella, Simo, lo dico anche per gli altri che non conoscono il gioco. Se siamo vicini, quando io decido di fare una missione, l'invito arriva a tutti quelli che sono in prossimità, senza che io lo mando a tutti fisicamente, manualmente. Quindi la cosa bella è quella, l'immediatezza. Allora, tac, tac, tac. Oh, ma dove sono i rimorchi? Ah, sì, tu entri dentro, Simo, ti avvicini a me. Quando mando inizio la missione ti arriva l'invito, vuoi accettare? Tu fai sì, o se no te ne vai in giro per la mappa per cazzi tuoi e ci incrociamo in giro per le strade del New Mexico. No, no, no.
Il bizzarcone, ragazzi, ve lo dico una volta e non ve lo dico più, è un frutto di stagione. Si è spenta. Poi una volta che è così, questo se volete caricare manualmente. Tac, e si fa passare in automatico alle altre auto. Qualcuno dopo che fa l'auto da convoglio, facciamo vedere ragazzi. Ma va, c'è anche la produzione di petrolio. C'è la produzione di petrolio per fare la benzina, l'estrazione, sono le pompe che estraggono il petrolio, tu lo lavori, fai la benzina, la vai a vendere, oppure serve per far funzionare altre cose all'interno del gioco, ma va. È una roba, adesso se tu vuoi veramente approfondire farming diventa una roba da scienziato. Devi essere un perito chimico, mica. Lo so, sono perle anche perché è il primo gioco che permette di fare il caricamento manuale. All'inizio facevano tutti i manuali, anche tipo il bilico, questi qua che vedi alla mia sinistra. Questi qua devi caricarli col muletto, salire proprio sopra al rimorchio e caricare i bancali uno a uno. Allora c'è un Lizard che sarebbe lo Scania blu. Ha il muso tutto schiacciato, c'ha un suono della Madonna. Poi sì. Ma adesso è uscito una valanga di roba. Non ce la fai più a starci dietro, neanch'io. Che modifiche che metti, fari, faretti, fari sulla griglia, il bull bar in ferro, tutto in acciaio inossidabile per schiacciare i civili. Il Volvo fa un po' più di fatica, eh. Aspetta che poi quando ti mando l'invito. Ah, un'altra roba. Su Farming io ti mando l'invito, ti dice il lupo ti ha invitato a partecipare alla partita, devi scaricare queste mod, vuoi farlo? Sì, e in automatico ti trova tutte le mod per giocare con me, te le fa scaricare. Invece nel 19 dovevi cercarle tu una per una, ti ricordi che rottura di coglioni? L'unica pecca, si può giocare solo in 6, io ho delle mappe che sono delle volta, col carrello. E poi ti compri il furgone, guadagni un pochino di più. E poi ti compri i primi tir, con i primi tiri cominci a fare i soldi e ti compri tutto. Metti 3 ore. Se fai come me che te lo vuoi godere un po', ci metti un po' di più. Adesso per esempio ho tolto il traffico, lo andiamo a rimettere. Però il traffico è un po' una merda. Praticamente continua a venirti addosso, come fossi un nemico dell'umanità. Però essendo un gioco leggero, vedi, fai tutto in tempo reale. Giorno, notte, traffico, collisioni con i giocatori, li puoi togliere.
Se qualcuno continua a metterti addosso, vai sulla lista giocatori online, lo disattivi e lui sparisce dalla mappa. Rimane a giocare dentro, ma non lo vedi più. Tutto molto immediato. Sto gioco ha un sacco di potenziale, soltanto che non stanno uscendo i DLC promessi. Quindi l'abbiamo un po' tutti mollato. Visto? Mi ha centrato in pieno. Però è giusto anche fare vedere che il traffico è rincoglionito. Sganciato il rimorchio, se no non si riesce a far benzina. Tira anche la testa fuori. Sì, esatto, sono io che accelero piano, ma tu appena schiacci c'è una ripresa mostruosa. E questo è uno dei camion più deboli, perché se vedi più potente sembra una Lamborghini. Vedi, questo non è che mi vede arrivare. Ah, beh, anche quello. Truck driver, no, non l'ho letto. Oh, va che è entrato l'auto da convoglio. Truck driver è il primo che ho preso del genere. Sì, lì vanno a razzo. Anche giallo Volvo giallo ci facciamo, no, facciamo ancora bisarca, dai, che sì, bisarcone, un bel frutto di stagione. Oh, il bilico, vaffanculo dal bilico, spero il bilico. Purtroppo non ci sono i comandi al volante per comandare
come su farming. Simone sa qualcosa di suo lavoro. Per far vedere. Sembra l'euro. Non si entra nella zona rotture della Lidl. Aspetta, 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 aspetta. Non so se riesce a girare, aspetta un attimo. No, è giusto. A volte l'attacca troppo vicino e sbatte contro la cabina. Dai, che il mitico generale ci fa strada. Aspetta che faccio passare davanti giallo. Allora, se non gira bene, devi staccare il rimorchio e agganciarlo più avanti. Sì, no, ho messo le quattro frecce, però fanno anche la freccia, destra, sinistra, però con le quattro frecce mi piace, sembra... Auguri Coca-Cola e poi Magikarmo, e Magikarmo, auguri Coca-Cola e poi... Andiamo Andreus, facci strada, non guardo più il GPS, seguo te. Io ho messo il traffico. Però vedi, io vedo il mio traffico, ognuno vede il suo traffico, non c'è il traffico del server. Notte fonda. E godi insieme a noi. Hai preso il furgone? Magari con le mod prendeva tutto un altro gustone. Ah, hai preso un furgone, non che lo stai usando, hai preso un furgone in pieno. A me mi centrano sempre quando mi metto un incrocio. Giustamente noi facciamo così.
Chi fa l'auto da convoglio mantiene il limite di velocità per ogni strada e così riusciamo a viaggiare vicini quando siamo in tanti. Infatti, se il limite è 50, lui andrà a 50. Chi si mette a fare i sorpassi alla Schumacher gioca da solo. Qui il limite è 130, quindi si può andare a tutto gas. Come un buon pastore che cura il gregge, se qualcuno rimane indietro, l'auto da convoglio lo va a cercare e lo riporta sulla retta via. Ciao Andri, grazie per essere passato. Allora, qua sì, Davide Inter, le volte che è uscito, che è stato bannato lo stesso lui. Adesso faccio inversione, devo aver perso il punto perché stavo leggendo i messaggi. O è scomparso il GPS. Davide Inter ha ricevuto ha più ban che capelli in testa. Fai passare? Grazie. Qui è un parcheggio un po' stronzo. Io poi c'ho la visuale che mi copre. Perfetto. No, è bello, è bello, diciamo, insomma, è un gioco da 20 euro, non c'ha. Cioè, inizialmente sembrava avere grosse pretese, ma alla fine 20 euro hai quello che compri. Poi che gli sviluppatori hanno detto, non mi hanno rilasciato la roadmap con tutto quello che sarebbe uscito, non hanno promesso, è un altro paio di maniche, però per 20 euro il gioco li vale, il suo mestiere lo fa. Almeno per le prime 100 ore, che sono quelle che io ho, 100-130, vi diverte. Adesso prendo un camion. C'ho anche la Camaro, non so fare della Simo. Com'è che si faceva? Ah, ecco. Adesso prendo un camion.
Hai capito? Ah! C'ha il gancio, si può caricare con questa. Mi ricordo com'è il freno a mano. Cambia veicolo. Il grungi, 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 grungi. Prendiamo il camion di Francuzzo. Questo qua. Prendiamo il camion di Francuzzo. Minchia, uguale. Aspetta, ma facciamo una roba. Pigliamo le roulotte. Dov'è la missione roulotte? È qua. Ah, aspetta, perché Simo non sa una cosa. Simo non è ancora cosciente di una cosa. Facciamogli vedere. Facciamo la missione Sinti, va bene. Adesso prendo la macchina da Sinto. Aaron, vai con la Sinti Station, ci vuole questo. L'invito, eccola qua. Prendiamo quella grossa, quella corta da senti, quella grossa dai, da giostrai. Vedi, giallo si carica i suoi bancaletti. Sì, perché noi usiamo soltanto i camion e dopo un po' ti scassi i coglioni, no? Però di roba ce n'è da fare. Ma se lo pigli, sto gioco è cross-platform, eh? Puoi giocare da Xbox, da PC in partita con noi. E puoi entrare anche da PC se lo paghi meno. Non ha senso, però ci sono degli obiettivi che devi saltare dal ponte sulla nave. E ci sono dei salti, dei collezionabili da prendere, hanno messo il Monster Truck. Se non sfrizioni bene si spegne. Sì, li hanno messi per, secondo me, sai, vanno accontentati anche i bimbi minchia, no? Purtroppo è così. Ah, generale, sei andato a fare a Benza? Dai, tanto è breve, breve, dai. Che devo portare i sinti. Sono stati gli zingari. Oscar, quello dei giostri. Minchia, che cosa hai tirato fuori? Ciao Lion.
Dopo facciamo la missione col camion di Francuzzo. La Franco Mission, rubare le carrozzine. Porco Giuda. Porco Giuda. Occhio alle pecore, eh. Le pecore sono d'acciaio, se ne beccate una si inchioda come contro un carro armato. Vedi, ci sono tutti i sinti qua. Lo so, mi è scaduto Prime, lo so, lo so. Sto guardando su Netflix tutti i film di calci in bocca alla romana e lo so, me la devo vedere anche perché la serie Fallout me la sono sciolta proprio. Vediamo il camion di Michele, Marrone. Andiamo, andiamo in cava. Andiamo in cava. Che è qua dietro, tra l'altro. Ciami brambilla e furberari, mascavi la terra per 4 dinari. Grande. Poi tu vai multiplayer, lista server e cerchi il server White Sniper ed entri. Fine. Server è pubblico sempre. Chiunque anche sulla pagina può entrare a giocare, non serve il microfono, ci sono dei messaggi predefiniti tenendo premuto L2, tipo grazie, scusami, andiamo, ottimo lavoro, seguimi, eccetera. Quindi si può parlare con dei messaggi predefiniti. Vedete adesso in basso a sinistra si apre la finestra con tutti i messaggi.
Sto scendendo in cava giallo perché mi ha fatto comparire fuori col camion di Michele Marrone, col camion di Tommasini, del camion di Scarcella qua. Diciamo Simo, questo gioco praticamente facciamo quello che facevamo su Farming, però qua non devo inventarmi niente. Poi mi avevano chiesto prima se è una mappa di fantasia, eccetera, se ci sono altre mappe, no, la mappa è solo questa. Non ci sono espansioni, non c'è niente, la mappa è questa qua. Quindi c'è la cava in basso a sinistra, poi ci sono il centro cittadino, le autostrade, zona industriale. È una sorta di Volkswagen, tutto a nord della mappa. C'è l'aeroporto, insomma, la mappa è bella, sono le strade di montagna, tutti i tornanti da fare, però è una mappa inventata e non sono previste espansioni. No, Starfield non mi ci metto neanche, guarda. Camion di Zokil. No, Starvid, lascia stare, non mi voglio neanche avvicinare perché è troppo vasto. Beh, io col VR sto giocando a No Man's Sky. Praticamente tu fai così con i controller, muovi l'astronave, fai così, alzi il tettuccio, esci, vai in giro per i pianeti, ma in realtà virtuale. Lascia stare, mi ero perso nei meandri dei pianeti infiniti. I giochi spaziali sono troppo aperti, sono divaricati proprio. Allora, mi porto un bel generatore. Ti aspetto, però ce la fai accettare la missione, poi ti aspetto. Mi carico un mulettino. Bisogna portare il muletto al cantiere di Cannizzo. No, no, ma ti perdi. Ho visto certe astronavi che la gente si è fatto, tipo anche l'Enterprise si sono fatti. No, no, no. No, no, troppo vasto, troppo vasto. Cos'è che ho sbagliato? Ah. Ma il VR2 lascia stare, eh. Ma lascia stare, se ti pigli la PS5 a giugno, ti pigli il VR, ci sono i giochi in due, andare in giro a sparare tutta la storia, Crossfire, ci sono i giochi in doppio, c'è cioè uno tipo Skyrim, si chiama Tales, Legendary Tales, è tipo Skyrim in due col VR. Ti dico, lascia stare. Ti trovi tutta notte nelle grotte a ammazzare goblin e scheletri in due. Con una mano tieni lo scudo e con l'altra, ma va, lascia stare. Se pigli la PS5, fatti il segno della croce. Ce l'ho qualche gameplay di Legendary Tales nella playlist VR, vai a vedere. Mi sono messo la cam che mi inquadro e vedi tutte le mosse. Lascia stare. Lascia stare, se viene online col VR in due, ammazzare zombie. Tu gli tieni la testa e io gli infilo il martello dietro il capocollo mentre lo tieni. Lascia stare, è proprio la fine. Io non lo sto usando quasi più perché quando lo metto poi torno alla realtà, piango. Voglio stare lì dentro. La nave Mimì.
Aspetta che un po' che non lo metto stasera, ero quasi tentato, però bisogna stare in piedi, cazzo. Dai, andiamo col camion di scarcella costruzioni. Ah, Pavlov, fatto giocare anche da dosso. Mi fa: ma come si caricano le armi? E ho detto: tu l'arma ce l'hai in mano, devi sganciare il caricatore, prendere dalla tasca sul fianco destro l'altra, metterlo dentro e caricare il carrello. Ah, oh, minchia, si caricano così, non si caricano da sole. Schiacci il pulsantino, cade il carrello. Cade il caricatore vuoto, metti l'altro, tiri. Ma va. Quello lì in cooperativa è una figata. Fatto un doppio con un mio amico a cecchinarci. Era nascosto dentro il baule dell'auto, usciva soltanto la punta del fucile. Sì, no, è quello il problema. Quando tu ce l'avrai in casa, a un certo punto ti trovi che sei volato dal terzo piano col VR, perché pensavi che facevi 100 punti. No, no, è esagerato. Bella Lion, scusate ragazzi, mi sono fatto una chiacchierata con Simo, un po' che non lo sentivo. Mi stavo aggiornando anche sui giochi Xbox, insomma. Sapete le mie live come sono, insomma. Sono a casa mia, che gioco, ci facciamo due chiacchiere con la community. Come se fossimo al bar, ecco, anche perché io ho pochissimo tempo per uscire. Quindi sto vivendo più nel virtuale che altro, ma adesso non posso fare diversamente, sono abbastanza impegnato. Quindi ogni tanto mi perdo, mi faccio anche i cazzi miei, però fondamentalmente io ho messo su un videogioco per giocare, farmi due chiacchiere, ecco. Anche perché oggi la mia giornata è stato Bennett, no, e poi Esselunga a fare la spesa, questa è stata la mia giornata. Quindi per forza devo fare una live per parlare anche con degli esseri umani adulti. Casa mia ormai è un asilo. Sono bambini da tutte le parti, sembra che qualcuno ha lasciato le uova degli alien. Non tirano a uscire i bambini. Come slitta, oh. Il cestello. Ci stava una partitozza qua. Vediamo cosa possiamo prendere. Ma va, no, infatti, cioè, se lui si era perso col VR, questo nostro amico, gli avevo messo Creed. Si era messo come se stesse combattendo veramente, stava per dare i pugni al frigo, porca troia. Poi gli ho fatto provare il Gran Turismo, se l'è tolto. No, no, è bello, bello, ma no, no. Bello, bello, ma no, no, no. Fa per me, bello, bello. Se ti metto sul treno degli orrori.
visto tra quelli di signore di 6. Adesso mi riprendo il messaggio intero, eh. Che la play l'Italia. Tanto mi carico sto generatore di violenza. Mamma mia, come bisogna tenerlo su di giri, sennò si spegne sto coso. Tant'è che recupero il messaggio di Simo. Sai che poi su X abbiamo giocato, se accumulano i punti ti danno i soldi. Ah sì, l'hanno fatto anche qui, si chiama tipo PlayStation Stars, ma io l'ho attivato. No, no, ma qua l'hanno fatto veramente, l'ho attivato da poco. Praticamente fai le missioni, sblocchi gli obiettivi, ti guadagni un po' di punti. Poi quando arrivi tipo 10-20 euro ti puoi comprare qualche cosa sullo store. Alla fine l'hanno fatto veramente. Che sfrizionata. Ma come mai io? Sto qua, c'è la frizione andata, il camion scarcella. Vieni, vieni. Vieni che ti aspetta, io e Gianluca ti aspettiamo. Gianluca e Domenico e Andreus, diciamo, appena metto sul gioco ci sono sempre. Possiamo giocare al mio server, entriamo in un server di qualcuno dove sono già in 20 e praticamente vedi tutto il mondo di gioco pieno di camion e auto che girano, ti fanno i flash. Ci si saluta, c'è il rispetto per l'ascella pelosa. Dove un membro del gruppo ti ha detto che ha acquistato Traxim è roba per bambini. Ah sì, no, Traxim Lion è uscito questo gioco di merda, che volevo prendere per farci due risate. Alla fine l'ha preso lui e mi fa: Lupo, lascia stare che ti ho evitato di comprarlo. Sì, c'è uscito questo gioco, si chiama Traxim 24. È un gioco di camion fatto a cartone animato, ma che neanche su telefono sarebbe stato così brutto. Traxim 24 è uscito, boh, da una settimana sullo store, ma una merda. Veramente un cesso a pedali quel gioco. Oh, caramello. Pizza cream, marshmallow. Oh, logistic. Va un cazzo il camion di Francuzzo qua. Vieni, vieni Simo, vieni che ti aspetta. Vieni che ti aspetta.
Che camion de Francuzzo, non ti piace? Sopra le chitarre rubate. Vieni, vieni. E ce lo butti dentro. E lui è contento. Adesso, tanto per cambiare un po', c'è la fiorinazza. Io andrei per la motrice americana. Per tirar fuori la violenza sacrilega. Allora, mi ha fatto partire già dove c'è la bisarca. Se cambiate anche voi veicolo. Sì, infatti su On The Road ti conviene usare il rimorchio per i container, il rimorchio per gli animali o il trasporto carburante. Però il trasporto carburante devi prendere tutti gli incarichi alla Tamoil di Rostock, perché negli altri posti non si può parcheggiare, sono fatte proprio male le zone di parcheggio. No, l'ho snodato praticamente. Per caricare cosa devi fare? Sganci la motrice attaccata ed entri con una con sganci il rimorchio, il secondo rimorchio lo sganci ed entri nella zona di parcheggio soltanto con un rimorchio. Quando tu carichi il primo, ti carica anche il secondo, anche se non è agganciato, perché non riesci a entrare con tutte e due. Perché sono fatte male le zone di parcheggio, non so se mi sono spiegato. Quindi anche se tu hai due rimorchi, basta che ne carichi uno e te le riempi entrambi. Lo so, è mica soltanto te. Abbiamo fatto questa prova in live, ha funzionato, è buona, praticamente con due rimorchi entri solo con uno. No, no, funziona. Abbiamo trovato tutti gli escabotage su On The Road. Allora, io mi caricherei rusponi, due rusponi, 17.000 kg. Aspetta, la parola macchina 19. No, voglio i rusponi. Eh sì, devi farti furbo alla Francuzzo. E chi si stacca più? Io te sto aspettando. Vieni. La tirra ti aspetta. Io e Giallo ti aspettiamo. Guarda qua. Gialla da cava, da cantiere. Va bene, Giallo. Grazie comunque. Ci stava una partita dopo un bel po'. Uscire piano con questi carichi perché pesanti.
te Simone, non hai visto quando ho montato la leva lunga? C'ho il cambio qua, c'ho un cambio vicino al volante e uno ce l'ho in basso a destra, ho due cambi ad H. E su quello in basso ho montato la leva lunga tipo mezzo metro e cambiavo col levone. Però poi mi sono rotto il cazzo, sembrava un uccello. Esatto, tipo radio killer. La luce rossa del diavolo. Dov'è? Verde. Sì, dai. Anche viola. Grande. Salsa. Esatto. Quelli lì li vedo sempre su TikTok, mi fa morire. Guarda, io avventure mi faccio coinvolgere troppo e poi mi va di giocarle tutte d'un fiato, perché ho tipo di giochi, te li gioco tutti d'un fiato. E dopo, guarda, Rise of the Ronin, so che tu non c'entra niente con The Last, ma dopo Rise of the Ronin basta, cioè per un po' faccio una pausa dagli adventure.
E il 2 me lo sono fatto tutto in live, non l'avevo mai giocato, mostruoso, pazzesco. Meglio di un film. Allora ci portiamo un po' di carburante, un po' di liquido infiammabile. Cioè, almeno io. Sì, una grandissima stronzata. Ciao Alessandro. Far morire Joel è stata una stronzata, anche perché è un personaggio fortissimo. Sì, non male, dai. Non è male fare anche le consegne con le auto, come hai fatto prima, i camion. Ci sta, dai. Vieni, vieni, Simo. Server pubblico, certo, sempre. E in basso a sinistra vedi White Sniper 198. E puoi entrare. Devi tenere su i giri di sti cavalli, sennò si ingroppano. Insomma, deve uscire il rimorchio per le auto a due piani, coperto. Deve uscire il rimorchio per portare i tronchi, bisogna caricarli a mano. Deve uscire il camionman per portare i sassi e poi dei miglioramenti grafici. Devono uscire entro fine mese almeno una di queste tre cose, ma non ci stanno facendo sapere niente. Va bene, Ale, quando vuoi, quando mi vedi online su questo, il server è sempre pubblico. Salire un po' sti cavalli, va.
Vieni Simo, tutta notte, vieni, vieni, tutta notte a girare con i tiri, il re della strada, vieni, vieni. Sì, ma infatti questo qui è, diciamo, quello più potente del gioco, è anche più veloce. Se succedeva qualcosa finiva in orbita. Guardo la chat, subito metto le quattro frecce. Questo inguardiola apre, mi fa un piacere. Oh, ma questo cellulare funziona o lo devo mettere nel lavatrice? Sto aprendo, eh. Sì, stasera abbiamo usato un po' di veicoli, diciamo un po' tutti i veicoli, però il mio preferito Scania assolutamente. Il 4x6. Alessandro, grazie mille, ho visto adesso. Ho visto adesso, grazie mille per i 2 euro, gentilissimo. Il volante è TGT2, te lo scrivo. TGT2. Trustmaster, sul canale trovi la recensione, l'unboxing e tutti i giochi di guida che ho provato su PlayStation. Grazie mille, non dovevi, gentilissimo. Ah, pure Gianluca, grazie Giallo per l'euro. Ragazzi, qui c'è la colazione pagata domani. Grazie ragazzi, non dovevate, grazie Giallo, grazie di nuovo Alessandro. Grazie mille ragazzi, veramente. Sono qua. Arrivo, che mi sta aspettando per la prossima missione. Allora, generale Andreus, se sei in live, adesso usciamo, entriamo in un server pieno di gente e giriamo, così incrociamo anche gli altri camionisti che sono online. Quindi torno al menu, multigiocatore, io quasi quasi lo Scania non mi sta sul cazzo che l'ho fatto bianco. Non lo sopporto bianco. Allora Simo, qua puoi fare i colori come cavolo vuoi, c'è tutto, rosso, la luce del quadro. Ah no, questo scusate, sono gli interni, non li voglio toccare. Li lascio neri. Sì, puoi metterlo come vuoi il carico, basta che sia nella zona verde, Ale. Poi il colore delle luci del cruscotto che le vedi di sera, io le faccio blu elettrico. Poi il colore dei fari. Ah no, questo è i vetri oscurati. E il colore dei fari. Poi vieni. Poi faccio connetti, mostra elenco partite, ragazzi guardate bene dove entro. Qui 22 di 24, non so se poi fa in tempo a entrare generale. 125 yield.
Ho il server 125 yield. Vediamo se trovi posto, se no ne cerco un altro. Guarda quanti giocatori sono in giro. Come si ficati si eccomi, no, c'ho il mic staccato. Generale, non so se è riuscito a entrare. Sempre dopo cena, quindi dalle 10 di sera, dalle 22 in poi. Ah, ecco. La prima abbiamo parlato un po' in veneto, un po' in napoletano, un po' in siciliano. Solo quando c'è il nostro amico Escorse che si incazza. Io mi sono preso la mia missione. Ah, ecco l'Andreus, è entrato. Bene, allora annullo la missione e ne prendo un'altra. Sì, rusponi, dai. Ma per la scorta è semplicissimo, basta che hai... Ah! No, noi parliamo così io e Simo, come... Facciamo a piaccia, ta piaccia. Adesso ci sono 23, insomma, giocatori in giro per la mappa, è tutto un altro mondo. A quanto pare sembrano tutte alla stessa distanza, forse è un convoglio. Forse è un convoglio. Io ho sempre Scania. Ogni tanto cambio così per far vedere un po' i mezzi, ma io uso soltanto questo. Stupendo col carrello abbinato, poi come hai detto te. Questo che fa? No. Basta che accendi, attivi la campanella e sai esattamente quando sono in live.
esagerato un po'. Sì, sono da PlayStation 5. Ci facciamo l'ultimo viaggio.
un po' di muletti al cantiere. Sì, i rumori sono proprio belli. Ma te di solito quando giochi parli in chat? No, non faccio il party, non faccio il gruppo. Se qualcuno ha voglia può seguire la live col telefono, così sa quello che dico, ma in linea di massima non serve, basta stare vicini per avere l'invito alla missione. Non serve scambiarsi la richiesta d'amicizia in questo gioco. E fine hanno fatto gli altri, stanno caricando, io vado. Allora, sì, si può saltare la fase caricamento, che è quella che facciamo online quando siamo in tanti, e
Ora che aspetti che 18 caricano tutti, passa una vita. Poi no, secondo me non lo sfondi. No, no. Su Gran Turismo no, magari con Assetto Corsa lo sfondi, sì. Se tieni le forze alte con Assetto Corsa lo sfondi. Matteo, tu sei peggio di me. No, 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 io posso solo indicarti la soglia. Sei tu quello che la devi attraversare. Ma io ho sempre avuto console, non mi sono mai posto il problema di prendermi un PC. Dal Commodore 64, l'unica cosa con la tastiera che ho mai avuto. Dal Commodore 64, Master System, Sega Mega Drive, Super Nintendo, SNES americano, Sega Dreamcast, Sega Saturn, poi ho avuto il Mega CD, ho provato l'Atari Jaguar, ho provato il Panasonic 3DO, poi sono la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series Scorpio, Xbox Series X. Non mi sono mai posto il problema di un PC, ho sempre solo preso console. Sono vecchio, sono pigro e di mettermi a 43 anni a imparare a usare il computer non ho un cazzo di voglia. Quindi non so se è la persona giusta a cui chiedere. Non credo. Non sono passato da fast food. Sono andato ieri a fast food. Ma che fatica che fa. Ma va come si spegne. Mi ha tenuto su di giri. Ma Flavio, innanzitutto buonasera. Infatti che abbasso il volume del camion nel cervello. Ma ho letto su Google. Ho letto su Google che c'è stata una scossa di terremoto a Napoli. Tutto a posto? La cosa bella del 248 che ha LED come il G29 e come le corone più moderne che hanno il LED contagiri e c'è anche il display per settare i force feedback. Ma io ho ovviato anche a quel problema. Ho qua un braccetto dove metto il telefono o il tablet e metto le marce. Metto con temperatura delle gomme, metto tutto il cazzo che voglio per Gran Turismo e Assetto Corsa con l'applicazione Sim Dashboard. Poi ve lo faccio vedere, ma c'ho qualche video su. Ah, sei arrivato a cannone di senza carico. Sì, dovrei avere qualcosa, aspetta. Poi quando vuoi te lo vai a vedere. Avevo collegato tre dispositivi. Relax Open World. Vediamo.
che spiego anche come settarla su PlayStation 4 e PlayStation 5. Andiamo in questo short, sì. Ti metto questo così. Vedi come settartelo se vuoi una cazzata. Ah, tutto bene, ok, adesso mi... Sì, tutto bene, Lupo, grazie. Allora si è sentita la scossa. Allora, hanno perso le missioni di Dune. Hanno perso le missioni di Dune del film su Flight Simulator. Ah, hanno messo le missioni di Dune. Vediamo se sono arrivate richieste sul ritrovo dei lupi. Andrea Angeli, i miei messaggi su YouTube me li invia, ma Lupo non li vede. Come non li vedo? No, non li vedo, infatti. Infatti non leggo Andrea Angelo. Se ci sono parolacce, i messaggi potrebbero essere bloccati, da, diciamo, i bot. Vediamo. Prova a chiudere la live e rientrare. Io ho fatto il percorso opposto, giocavo molto su PC e poi sono passato a console perché... Ah, ok, perché i sviluppatori si concentrano su una specifica di hardware, è sempre questo, eh. Non c'ho un messaggio di Andrea. Non c'ho un messaggio di Andrea. Festeggia il suo terzo super in live streaming, Alessandro. Ah, ok, il terzo super. La terza donazione in una live. Andre, non c'ho un tuo messaggio. Non c'ho un tuo messaggio. Non lo so perché non escono. Strano. Minchia, ormai questi bolidi... Sono bruciati. Saluto il buon generale. C'è tipo... Devo andare, ciao, grazie. Ok. Ragazzi, ringrazio tutta la chat per la compagnia, per le donazioni. Grazie mille per il like. E niente, ci vediamo alla prossima. Domani sera con Track Logistic oppure Expedition oppure ci finiamo... Rise of the Ronin, vediamo cosa fare, dai. Intanto invito a quelli che non ci sono ancora di iscriversi sul gruppo Il Ritrovo dei Lupi su Facebook per rimanere aggiornati su quando farò le live e a che gioco. Intanto adesso controllo se qualcuno ha mandato la richiesta e lo accetto. In attesa Emanuele Serra, va bene. Va bene ragazzuoli, buonanotte a tutti, bella Giallo, bella Lion, Matteo, Andreus, Simo, Flavio, il ritrovo dei lupi su Facebook ragazzi, mi trovate lì, mettete tutto quello che volete, foto di giochi, bug, ci facciamo due risate e ci organizziamo per le live. Buonanotte. Alla prossima, Lupo del Tubo.